Parliamo adesso di una questione al centro dell'attenzione di questi mesi, parliamo di lavoro. Oggi c'è stato un incontro organizzato dal Consorzio Elis con lo scopo di delineare le possibili alternative per velocizzare e favorire l'occupazione dei giovani disoccupati e degli over 50 che hanno perso il lavoro. Il tutto partendo da esperienze di successo come il progetto Employability 2.0, un percorso interaziendale di formazione e lavoro rivolto a giovani neolaureati, nato nel semestre di presidenza del Consorzio Elis e affidato a Sky, presentato alla presenza del senatore Pietro Ichino e di Lucia Valente, assessore al lavoro della Regione Lazio, e poi di 50 direttori delle risorse umane provenienti da realtà italiane ed internazionali come Sky per l'appunto, poi Vodafone, Birra Peroni e il Monte dei Paschi di Siena. Cambiamo argomento, parliamo di sport. In Champions il Borussia Dortmund si è praticamente assicurato la qualificazione ai quarti, il Manchester United ha perso ad Atene contro l'Olympiakos. Joel Campbell, in mezzo Laitan, Campbell ancora con l'esterno, Ebra alla buona per Magnatis, la mette giù, Magnatis, il tocco di Dominguez, El Chori, Olympiakos in vantaggio al 38esimo, Dominguez 1-0. Olaitan, Joel Campbell, palla sul sinistro, il tunnel, Campbell, va in porta! 2-0 Olympiakos!